dimensione, innovazione e mercato sono elementi fondamentali e congiunti. Noi abbiamo una miriade, una quantità enorme, piccole e piccolissime imprese che hanno ricevuto l'impatto della globalizzazione in tempi brevissimi e non hanno potuto crescere culturalmente per andare verso questo mercato nuovo. Il mercato globale richiede una cultura globale. Quello che stiamo vedendo non è molto diverso da quello che è successo dopo altre crisi finanziarie, ovvero in particolare due cose sono vere e importanti, ovvero che la ripresa dell'economia da una crisi finanziaria più lenta e più difficile della ripresa da altri tipi di recessioni non causate da crisi finanziaria. E più c'è un deterioramento molto forte delle finanze pubbliche, sia per l'effetto delle recessioni che per vari tipi di interventi nel mercato finanziario. I paesi in via di sviluppo ne sono usciti molto rafforzati da questa crisi e continueranno sempre di più ad essere. Quindi c'è un enorme potenziale di domanda che potrebbe trascinare l'economia del resto del mondo, compresa quella italiana. Nel corso degli ultimi 10 anni la manifattura italiana ha dato prova di tenuta, di capacità competitiva, è riuscita, nonostante le gravi difficoltà di contesto, a mantenere la sua competitività sui mercati internazionali. Dopo la crisi del 2008 registriamo degli elementi di discontinuità che ci fanno riflettere. In particolare vediamo che a livello internazionale la crescita oggi riguarda principalmente nuovi paesi e non più quei mercati che hanno segnato le nostre destinazioni di sbocco tradizionali. Siamo riusciti in alcuni casi, come in Russia, in Polonia, anche in Cina, a raddoppiare la nostra quota di export. Non è tuttavia sufficiente, non è tuttavia abbastanza per quanto riguarda il peso che oggi le piccole e medie imprese svolgono e hanno in queste realtà. Uno dei nodi da sciogliere è la quantità, il volume di investimenti diretti all'estero che le piccole e medie imprese devono poter sviluppare in aree del mondo che richiedono una presenza più consolidata, sia a livello commerciale che produttivo. Dobbiamo accompagnare queste piccole imprese, in particolare in uno sforzo di investimento, di radicamento, di presenza di qualità. Questo può essere fatto solo accompagnando le piccole imprese, sia da un punto di vista finanziario che industriale. Il tema che ci interessa in modo particolare è le reti, quindi facciamo sulle reti proposte precise, su una sua identificazione giuridica, perché assieme al richiamo, al senso della rete come maggiore dimensione per essere più competitivi nel mondo, per dimensione ma anche per capitalizzazione, noi diamo un significato sia giuridico ma anche che non si ferma alla sola dimensione. Togliere via tutti quelle difficoltà che esistono per la dimensione. Ho fatto un esempio lampante. Noi facciamo discorsi di reti d'impresa. Lei pensi che una rete d'impresa, qualora vada in banca a chiedere un contributo, non viene mai ascoltata, perché non ha una personalità giuridica, vengono chiesti finanziamenti a tutti i partecipanti alla rete e questo limita la possibilità di accesso al credito. Ebbene, mi sembra che il provvedimento che il nostro Ministero ha messo in campo da settembre dello scorso anno di rete d'impresa, che abbiamo festeggiato l'altra sera la 64esima rete d'impresa vera, con 300, se non ricordo male, 338 imprese che sono confluite in questo meccanismo di rete d'impresa, mi sembra che sia una dimensione nuova, inedita, che però, ad esempio per l'accesso al credito, può creare sicuramente dei vantaggi a chi ne fa parte. C'è anche la possibilità di usufruire poi di 20 milioni, perché questi ci sono, a copertura di vantaggi fiscali per il 2011 e di 14 milioni, dicevo, per il 2012 e il 2013. Collegato ovviamente a questo è l'accesso al credito. Sicuramente siamo tutti molto preoccupati da Basilea 3. I processi di patrimonializzazione delle banche sono un processo voluto in un accordo internazionale. Il rischio, già oggi ci sono enormi problemi, perché tutti gli imprenditori che incontrano, di qualsiasi categoria, di qualsiasi dimensione, l'unico vero, grande, autentico problema è che se non si va in banca con i bot, i soldi non te li danno, perché questo è il problema che c'è.
Le opportunità di mercati che stanno nei mercati internazionali è una grande opportunità di crescita. Per andare all'estero serve un paese alle spalle e non 30 strutture, ICI, Camere di Commercio, Province, tutte iniziative lodevoli che si sovrappongono spesso con una scarsa efficacia e con un enorme dispendio di energie. È ovvio che noi dobbiamo avere la possibilità di fare in modo che chi va all'esterno sappia dove andare. Gli strumenti che lo Stato ha messo in campo fino ad oggi, lo riconosco io per primo, non sono sempre stati adeguati. L'ICE deve essere riformata largamente, ma con due riforme semplicissime. Chi va all'estero deve sapere dov'è, quindi ci deve essere una casa Italia all'estero, ambasciata, più ICE, più addetto commerciale, un unico edificio, casa Italia, dove uno ci si ritrova e dove gli stranieri possono ritrovare il nostro paese, e ci deve essere un'unica porta d'ingresso in Italia. Questo è il tentativo di autoriforma, perché così lo vuole chiamare, che stiamo facendo, che stiamo condividendo anche con le associazioni a partire da Confindustria e sulla quale ci stiamo impegnando. Mi sembra che sia la strada giusta. Sicuramente non è il mio compito dare insegnamenti agli imprenditori che fanno il loro lavoro molto meglio di quanto lo potrei fare io. L'unica cosa che mi sentirei di dire è di voler in qualche caso provare a diventare più grandi, cioè nel senso di in Italia ci sono tante piccole imprese che va bene, ma ci sono pochissimi salti di qualità, cioè ci sono poche piccole imprese che diventano medie e poche medie imprese che diventano grandi. Il mio consiglio che darei è di voler rischiare anche dal lato dimensione. Noi rispondiamo che si può essere anche piccoli ma pensare in grande ed essere larghi, se ci si sa mettere in rete, si stanno a star dentro strutture, consortili o di forme associative che consentono di aggredire i mercati, aumentando questo sì la dimensione dei capitali perché servono risorse. Lesina ha detto però altresì un'altra cosa, avete davanti una grande sfida, il paese, naturalmente dentro il paese noi siamo una grande parte, probabilmente la maggioritaria, ha detto voi avete un chilometro davanti. Il problema è fare il primo passo e il primo passo noi siamo pronti a farlo, il governo deve aprire i rubinetti per farlo.